sia anche l'emblema della pace e della compassione. I suoi contestatori sono i seguaci di Dori Shung Den, una divinità buddista che il leader del buddismo tibetano, il Dalai Lama, ha deciso, il cui culto il leader del buddismo tibetano ha deciso di vietare. Stanno cantando falso Dalai Lama, smetti di dire bugie, dacci la libertà religiosa. Ci sono anche tibetani venuti un po' da tutta Europa. Siamo con il portavoce Fabrizio Bernardi. Voi dite di subire una vera e propria persecuzione in Tibet? Sì, nel mondo, non solo in Tibet. Diciamo che per colpa di questo divieto del Dalai Lama milioni di persone stanno subendo una discriminazione, in quanto specialmente in India, nella comunità tibetana, è proibito ai praticanti di questa divinità di entrare in ospedali o nelle scuole. Addirittura ci sono cartelli sui ristoranti e sui negozi dove è vietato l'ingresso ai praticanti Shung e alle loro famiglie. Dunque una falsa divinità secondo il Dalai Lama, ma noi abbiamo sentito l'altra campana nella persona di Nima Dongdupu, che è il presidente della comunità tibetana in Italia. Sentiamo.